si è deciso rispetto alle sanzioni sulla Russia? È una discussione molto delicata e importante. La posizione del Partito Popolare Europeo è una posizione che ha tenuto conto delle emozionate ed emozionanti parole del Presidente Poroshenko. È chiaro che adesso la palla passa al vertice dei capi di Stato e di Governo. Dal punto di vista invece del tema dell'immigrazione, avete discusso della nuova Guardia Costiera per l'Italia. Qual è la posizione del Partito Popolare? Io ho posto davanti a tutti i colleghi del Partito Popolare la questione di fondo per noi, cioè che l'Italia non può diventare l'hotspot europeo se la frontiera è bloccata a nord, la frontiera italiana, e al tempo stesso non si riesce a bloccare l'accesso di decine o centinaia di migliaia di migranti dal sud. Questi rimangono in Italia. Perché? Perché non funziona il meccanismo di ricollocamento. Allora, o funziona il meccanismo di ricollocamento, oppure salta un accordo leale tra paesi europei che hanno chiesto all'Italia di fare gli hotspot, di realizzare le impronte digitali al 100%, di proteggere le frontiere nord, ma che poi non hanno ricambiato questa responsabilità con la solidarietà promessa che si chiama appunto ricollocamento, relocation di decine di migliaia di profughi che sono sul nostro territorio.